Iniziamo. Una conferenza stampa che in realtà sembra una festa ed era questo lo spirito col quale l'abbiamo organizzata ed è riuscita questa festa, a giudicare dal numero delle persone che sono intervenute e che ringrazio naturalmente tutte. L'obiettivo di questa conferenza stampa era quello di presentare il nuovo staff tecnico per i settori maschile e femminile per la stagione 2017-2018 dell'APAF Calcinelli Lucrezia, ed è un'occasione davvero, davvero unica per affermare il ruolo dell'APAV nella pallavolo provinciale e regionale, perché quello che stiamo per presentare è, dal mio punto di vista, il massimo di quello che possiamo esprimere in questo sport e in questo territorio. Arriviamo da un anno complicato, da un anno in cui c'è stato un cambio al vertice dell'APAV tardivo, avvenuto a settembre dell'anno scorso, che non ci ha dato la possibilità di organizzare una stagione in modo adeguato a quella che è la nostra storia. Vogliamo ripartire da dove questa società merita di stare, cioè veramente i vertici della pallavolo. E per ripartire ci vogliono fondamentalmente due cose: una grande organizzazione societaria, e qui davvero non siamo secondi a nessuno, e quest'anno abbiamo addirittura rinforzato il team dirigenziale. Lo abbiamo rinforzato con l'ingresso di una persona che avrà un ruolo davvero determinante per noi, avrà il ruolo di unire tutte le varie funzioni all'interno della società. Parlo di Isabella Patrignani, una ex giocatrice di pallavolo, vorrei dire ex ormai, il deus ex machina di un evento straordinario, cioè dell'unione di società dell'entroterra che oggi sono unite sotto il nome di Roveresca Volley. Voi sapete quanto il campanilismo sia forte, no? Tra le varie società. Loro sono riusciti, grazie in particolare a Isabella, a fare un lavoro straordinario. Noi l'abbiamo già fatto 25 anni fa tra Calcinelli e Lucrezia, quindi siamo stati veramente i primi a farlo, unendo due società che all'epoca erano veramente in competizione tra loro, ed è secondo noi l'unica possibilità per questo sport di fare quello che merita di fare. Quindi Isabella avrà un ruolo, ripeto, importantissimo, e ne siamo felici perché questa società ha certamente bisogno. Detto però che il gruppo di dirigenti di questa società davvero rappresenta quanto di meglio ci si possa aspettare, perché sono tutte persone che hanno un focus molto, molto alto su quelli che sono gli obiettivi, e pertanto un collante come questo può certamente darci una grande opportunità. Si può fare bene, quindi, sia dal punto di vista dell'organizzazione dirigenziale, ma soprattutto di quello tecnico. E qui noi quest'anno abbiamo deciso di investire tanto, di investire tutto sostanzialmente, andando a scegliere i due migliori tecnici che ci fossero sul mercato. Ed è per questo che siamo qua, proprio con l'obiettivo di presentare per il settore maschile Marcello Ippoliti come nuovo responsabile tecnico. Marcello va a sostituire una persona per noi straordinariamente importante, perché Nico Agricola, che ci lascia per andare a fare il responsabile del settore giovanile della Serie A1 a Verona, ha fatto davvero sul settore maschile un lavoro pazzesco l'anno scorso. Trovare un sostituto di Nico in questo ambito non era facile, e noi abbiamo trovato certamente quello che ci dà le maggiori garanzie. Marcello era appetibile e appetito da tutte le società più importanti del territorio,
e dopo una trattativa direi estenuante siamo riusciti a portarlo all'APAV. Nel settore femminile abbiamo invece un ritorno gradito, per usare un termine eufemistico, dopo 15 anni, perché Peppe Galli dopo 15 anni torna ad operare, a lavorare per l'APAV, 15 anni nei quali questo ragazzone ha fatto due o tre cosine così, giusto per divertirsi un po', cioè ha fatto tutta la trafila delle nazionali, dalle giovanili fino alla nazionale maggiore come aiuto allenatore, le giovanili come capo allenatore, vincendo anche un po' di titoli, sparsi qua e là per il mondo, e dividendosi quindi tra nazionale e la Serie A, qualche escursione in Serie B, ma giusto per non perdere il gusto di stare anche nei campionati un po' meno importanti. Per noi è un ritorno straordinario quello di Giuseppe Davide Galli, del professore Giuseppe Davide Galli. Un ritorno inaspettato fino a pochi mesi fa, perché immaginate una società che arriva da una retrocessione, no, nell'ambito femminile della Serie C, quindi l'idea di avere uno come Peppe Galli era per noi un lusso che probabilmente non pensavamo neanche di poterci permettere. Se la trattativa con Marcello è stata estenuante, posso farvi immaginare la trattativa con Giuseppe Davide Galli. Veramente è stato qualcosa che mi ha fatto crescere professionalmente di uno step, è stata veramente complicata, però ce l'abbiamo qua. Ricominciamo, ripeto, laddove ci siamo probabilmente un po', come dire, abbiamo dimenticato un po' qual è l'obiettivo, cioè noi vogliamo lavorare bene tecnicamente sui nostri giovani atleti per farne atleti di interesse per questo sport. Ci metteremo tutto quello che serve nell'ambito tecnico e organizzativo per dare le maggiori e le migliori possibilità a tutti i nostri atleti. Atleti che sono, ricordo i numeri, quest'anno 320 iscritti in questa società. Ricordavamo prima con i nostri dirigenti e con Gianni Ordonselli in particolare, che non va mai dimenticato perché altrimenti qua la baracca, sappiamo tutti che, no, senza di lui rischia di sgonfiarsi istantaneamente. Gestiamo 5.000 ore di palestra, 5.000 ore di palestra tra Calcinelli e Lucrezia, quindi un lavoro veramente straordinario. E è una città questa che ha 40, quasi 45 anni di vita e quindi davvero merita tutta questa importanza che stiamo dando sia a questo evento sia alle stagioni che verranno. Io poi vorrei anche sottolineare il fatto che per fare bene, per lavorare bene in palestra, è vero che abbiamo i 2 migliori allenatori della provincia, ma non bastano, ci vuole anche un team di allenatori importante. E se Marcello ha sostituito una risorsa importante come Nico, Peppe sostituisce una risorsa davvero unica che ci lascerà quest'anno per andare anche lui a fare un'esperienza importante in A2 a Ravenna, che è Moris Meloni, al quale sì facciamo questo sentitissimo applauso, perché Moris qui ha fatto davvero qualcosa di unico. E non bastano però, ripeto, i due capi allenatori, ci vuole un team di allenatori molto importante. Ed è la ragione per cui abbiamo voluto, ripeto, in questo investimento allargare il team di allenatori. Abbiamo in questa occasione la possibilità di presentarvi anche Roberto Leuzzi, che si unirà e
che si unirà al team da quest'anno. Non dimentichiamo tutto il resto del team, adesso senza, sicuramente mi dimenticherò qualche nome, ma Seba che vediamo qua in mezzo a noi, anche lui ha fatto un lavoro davvero, davvero importante ed è un allenatore, oltre che un bravissimo giocatore, ma un allenatore sul quale puntiamo per il futuro in modo molto attento. A tutto il team di allenatori e di dirigenti va davvero il mio ringraziamento, perché ci aspetta una stagione piena di sfide, tutti ci aspettano al varco, tutti vorranno capire cosa sarà in grado di fare questa APAV Calcinelli Lucrezia, e quindi noi dovremmo essere tutti all'altezza della situazione e come sempre lo saremo. Io approfitterei della presenza di Peppe e di Marcello per dare loro la possibilità di dire due parole e poi magari inviterei anche il sindaco a fare un saluto ai presenti. Innanzitutto ciao a tutti, grazie Emidio per le belle parole spese. Più motivi mi hanno portato a scegliere l'APAV, al ritorno all'APAV, sicuramente il primo principale è quello familiare, come Emidio sa bene, perché nel tempo, in questi ultimi periodi, insomma, ho girato molto l'Italia a fatica e ho trascurato un pochino la famiglia, quindi i bimbi che sono laggiù, insomma, tenevano al fatto che io potessi riuscire a rimanere in zona. Tra l'altro mia mamma è stata operata, quindi ci sono un po' di motivi familiari, però soprattutto la conoscenza dei dirigenti e la scommessa che ho deciso di fare con loro. La conoscenza dei dirigenti in questi 15 anni, a parte le situazioni federali che sono un pochino più stabili e conosciute, mi hanno portato in giro per l'Italia e ho trovato delle situazioni un pochino difficili sotto tanti profili. E quando investiamo il nostro tempo professionalmente, in cambio non si vede tutta questa professionalità, a un certo punto l'idea ritorna quella di andare a cercare delle persone con la P maiuscola, soprattutto per il confronto e per ritornare a fare qualcosa nel nostro territorio. Allora ho rivisto Emidio, che all'epoca era il mio presidente, è rientrato ad essere presidente, abbiamo parlato, lui dice a lungo ma neanche tanto a lungo, abbiamo parlato e abbiamo deciso di far ripartire un progetto per la qualificazione del territorio, fondato ovviamente sulle giovani, sia a livello maschile che femminile. Io adesso parlo ovviamente per quello femminile. Ho già cominciato a visionare alcune situazioni qui. La mia volontà è quella di riportare l'APAV ai fasti, se possiamo dire così, di un tempo, cioè di riportarla in un campionato nazionale, però di riportarla con le persone del territorio. E quindi per fare questo sicuramente c'è la necessità di creare dei consorsi, di cui parlava Emidio, già in grado di farlo tanti anni fa, l'APAV con Lucrezia Calcinelli, anche Piagge, ma la mia idea è di estendere questo progetto per far sì che un territorio possa esprimere qualcosa di importante, non solo dal punto di vista pallavolistico. Quando parliamo di progetto con i ragazzi, credo che sia senza retorica importante lo sport in senso ampio, e quindi fare in modo che si crei un ambiente importante, cosa che in questi giorni qui ho visto, perché sono venuto qua, ho visto gente molto preparata, molto attenta, che si dedica tanto, e qui fanno anche il corso estivo e tante altre cose, tanto ai ragazzi. Allargare questa importante situazione, fare in modo che aumentino un pochino magari le attenzioni e la qualità, credo che sia un nostro dovere e una nostra grande possibilità. Il fatto qui che l'organizzazione, come diceva Emidio, è importante, ve lo testimonio. Proprio quello che vi ho detto poc'anzi, ho girato società di serie A, vi assicuro, meno organizzate dell'APAV, con magari più soldi in quel momento, ma meno organizzate dell'APAV. L'APAV è stata in grado di organizzare anche finali nazionali. Io qui mi ricordo di aver fatto un collegiale con la mia nazionale pre-juniores, quindi questa situazione va, tra virgolette, sfruttata. Ci sono nuovi innesti importanti rispetto a quando c'ero io, giovani importanti con l'occhio giusto, come vedo lì, e quindi io sono convinto che riusciremo a fare qualcosa di interessante, di molto interessante. Un'ultima parola, vedo qua il presidente Neno Dal Lago di Pergola, al quale ho avvisato, e vedere che c'è subito la recettività di un territorio anche lontano, anche se per me
ovviamente molto importante perché sono nata a Pergola, e vedere qui con noi Elisa Cella mi rende proprio orgoglioso di essere qua in questo momento. Grazie. Marcello, è il tuo turno. Sì, intanto ringrazio anch'io l'APAV per avermi scelto, perché sono molto orgoglioso di questa opportunità. E niente, sono molto sintetico, sottolineo solo il fatto che per la maschile avremo una collaborazione per quanto riguarda soprattutto il gruppo Under 16 e Under 14 con la Montesi Pesaro. Sono dei ragazzi che cioè dei ragazzi nostri che si uniranno a Montesi Pesaro, facciamo anche un applauso. Quindi uniremo dei nostri ragazzi con quelli loro per cercare di fare un bel progetto insieme. Sono ragazzi, quelli di Peso, che io conosco abbastanza bene per averli allenati appena un anno fa, e quindi con piacere mi riunisco a questo progetto. Come dicevo prima in un'intervista, noi abbiamo un progetto credo abbastanza lungo, perché stiamo lavorando appunto sulla costruzione di questa squadra con Pesaro, e abbiamo visto che l'anno adesso per l'Under 16 è il 2002 per i ragazzi, e facendo la squadra, cercando di fare gruppi, vari gruppi, del 2002 ne abbiamo individuati appena 3 o 4, adesso vediamo poi come diciamo completare la rosa. Tutto il resto è 2003-2004, quindi non proprio l'anno di competenza. Quindi io spero di avere l'opportunità di arrivare a fare un bel progetto, ma non subito magari nel primo anno, ma arrivare ad avere una buonissima squadra sul secondo anno. Detto questo, il compito più difficile secondo me, per me, sarà quello, come ha detto Emidio prima, di sostituire una persona capace e importante. È stato anche un allenatore, quindi so quanto Nico poteva dare in palestra. Spero di poter perlomeno avvicinarmi a quello che ha fatto lui, e niente, spero, mi auguro che per tutti sia un bel anno, e ancora grazie. Non ho sottolineato che sia con Peppe che con Marcello abbiamo firmato un decennale, quindi sappiamo che... A vostra insaputa, esatto. E non vorrei dimenticare neanche l'operato di Nicola Pompili e di Pietro Paterniani in tutta questa attività di organizzazione estiva, perché sono state veramente due risorse preziosissime. Insieme a Isabella abbiamo anche un meraviglioso gruppo WhatsApp che ci permette di scambiare messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, e abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro insieme. Elisa Cella, Peppe l'ha nominata, naturalmente tutti la conosceranno, ma è una giocatrice importante di Serie 1 che è la nostra madrina oggi in questa occasione di questa presentazione, e ringraziamo moltissimo per essere qua. Abbiamo i rappresentanti del territorio con i quali appunto avremmo intenzione e abbiamo l'obiettivo di collaborare per allargare il bacino di utenza e per avere più materiale umano a disposizione. E magari io a questo punto inviterei davvero Isabella a dire due parole di numero, perché siamo con i tempi molto stretti. Buongiorno a tutti, io sono la new entry in APAV, comunque spero di riuscire a portare quel poco della mia esperienza in APAV. Sono consigliere territoriale e questo mi rende ancora più orgoglioso, perché vedo in questa società il voler fare qualcosa per i giovani. Occuparmi dei giovani è una cosa che stimola molto, perché comunque si creano le basi perché si possa avere una crescita del territorio, una crescita sul territorio del movimento volley.
Questo è quello che mi preme più di tutti. Vedere una società organizzata come questa, che punta tutto sui giovani, sicuramente mi stimolerà a fare qualcosa di meglio e mi rende orgogliosa di farne parte. Grazie. E quindi io, non per ordine di importanza, ma per ordine proprio, visto che ci troviamo oggi a Lucrezia, darei la possibilità al sindaco di dire due parole. Ma intanto buongiorno a tutti, ti ringrazio Presidente dell'invito e ringrazio ovviamente anche tutta la dirigenza presente qua stamattina, oltre che immagino gli atleti che poi saranno i veri protagonisti della stagione sportiva prossima. Va sottolineato innanzitutto un aspetto che più volte hanno toccato coloro i quali mi hanno preceduto, e cioè questa particolare attenzione ai giovani. Devo dire che abbiamo la fortuna di vivere in un territorio in cui le società, le associazioni sportive sono davvero tante, numerose, articolate nelle diverse discipline sportive. È un onore, ma ovviamente anche un onere per l'amministrazione di tipo economico nel sostenere queste società, queste associazioni sportive del territorio. Lo facciamo però davvero con grande attenzione ed orgoglio, esattamente per il motivo che avete ricordato nel vostro intervento, cioè quella che è l'importanza dell'attività sportiva rivolta in modo particolare ai ragazzi. Non ovviamente debbono venire meno quelli che sono i risultati sportivi, perché poi siamo franchi, tutti cerchiamo, no, di gareggiare in modo particolare nell'ambito sportivo con competitività, e quindi ovviamente per vincere quelle che sono le sfide, le gare che si presentano di fronte. Però occorre, e lo dico davvero con forza, come amministrazione comunale, prestare particolare attenzione invece all'aspetto legato ai giovani. Questo in modo particolare molto spesso rappresenta anche la possibilità di evitare il pericolo di devianze giovanili che possono poi avere anche incidenze davvero negative ed importanti, ed è il motivo per cui convintamente lo abbiamo fatto e ovviamente lo continueremo a fare, cioè quel sostegno di qualsiasi tipo ovviamente verso questa società, che è una delle più importanti, diciamolo insomma francamente, nel nostro territorio. Ha anche il merito, così come avete già sottolineato, di sviluppare queste collaborazioni nell'ambito del territorio provinciale, non soltanto legato alla nostra vallata del Metauro, ma la presenza del sindaco di Terre Roveresche, oltre che dell'assessore allo sport di Colli al Metauro, lo testimonia, e poi avete citato anche altri territori, tra cui Pergola. Quindi questo significa ovviamente anche quello che è lo spettro delle collaborazioni a livello territoriale di cui può fregiarsi questa società sportiva. Per ciò che ci riguarda, in quello che dicevo prima, cioè nel sostegno all'attività sportiva della società, abbiamo la fortuna di avere questo palazzetto, che è ovviamente però anche di onerosa e difficile gestione. So che la società ci ha così sollecitato alcuni interventi che iniziano a rivestire il carattere di urgenza, chiamiamola così. Abbiamo qualche idea che però, Presidente, possa risolvere radicalmente il problema, perché viceversa fare tutta una serie di interventi che poi corrispondono ovviamente un onere economico, ma che non risolve alla base il problema. Credo che invece ormai questa società, questa infrastruttura sportiva, si meriti anche di risolvere alla base la problematica. Stiamo valutando insomma due o tre strade per poter arrivare in un arco temporale decente a quella che è la risoluzione del problema. Ovviamente ci auguriamo di farlo il prima possibile, nell'interesse di quella che è la manutenzione del patrimonio che appartiene all'amministrazione, ma anche nell'interesse soprattutto dell'attività della società sportiva, che richiama sì quello che è il coinvolgimento dei giovani a cui prima si accennava, ma ovviamente poi poggia anche su invece importanti partite, importanti iniziative durante l'arco dell'anno, che richiedono inevitabilmente anche delle infrastrutture adeguate all'altezza
di quelli che sono gli obiettivi che più volte, insomma, avete illustrato durante i vostri interventi. Obiettivi importanti, ambiziosi. L'unico e il principale messaggio che voglio darvi come amministrazione comunale, e che lo ribadisco, è sicuramente importante, sono sicuramente importanti questi obiettivi in termini di merito e di competizione sportiva, ma lo sono ancora di più quelli che coinvolgono i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. Questione e aspetto al quale l'amministrazione tiene particolarmente. Grazie. Grazie. Io volevo dire che il Comune di Cartoceto non è mai venuto meno ai propri impegni nel supportare questa società, quindi per noi davvero è un contributo quello che riceviamo decisivo, sia quello per l'avviamento allo sport che quello per la gestione del palazzetto, quindi ringrazio di nuovo il sindaco per quello che ha fatto e per quello che farà, compreso l'intervento sul tetto, che è quello a cui si riferiva. Stessa cosa posso dire per il comune di Saltara, oggi Colli al Metauro, che davvero anche in questo caso non è mai venuto meno ai propri impegni, e per questa ragione invito l'assessore Briganti magari a dire due parole, ma che siano due, perché altrimenti qua ci tagliano inesorabilmente. Buongiorno a tutti, sono Pietro Briganti, assessore, neo assessore dello sport del comune, del neo comune Colli al Metauro, in quanto è un comune che è nato nel 1 gennaio del 2017 e ci siamo insediati da poco più di un mese e mezzo circa. Mi associo pienamente a quello che ha precedentemente detto il sindaco Rossi, e quello che mi preme sottolineare è ancora di più valorizzare l'aspetto formativo dei giovani, formativo non solo sotto l'aspetto sportivo ma anche sotto l'aspetto culturale e di capacità di stare insieme agli altri, quindi di creare un momento di aggregazione. È vero quello che diceva, che è importante anche la competizione, è importante vincere, ma quello che io ancora più credo ancora in più, anzi di quale sono veramente convinto, è che ai bimbi la cultura della vittoria debba essere forse lasciata in un secondo piano. Anzi, ci deve essere una forte cultura della sconfitta, quindi capire che di fronte alle sconfitte si deve reagire, cercare di migliorare continuamente per se stessi e non tanto per il risultato. Detto questo, mi associo anche ulteriormente a quello che diceva dell'onere, no? Io ho avuto l'occasione e la fortuna di collaborare con questa società sportiva fino all'anno scorso, due anni fa, adesso non ricordo, l'anno scorso, e quindi conosco bene i numeri della gestione di questa palestra. Di questa palestra e la palestra che anche noi mettiamo a disposizione come Colli al Metauro. È un onere veramente elevato e oltretutto sono strutture che ormai richiedono anche degli interventi di tipo straordinario. Anche noi come amministrazione non ci tireremo indietro di fronte a eventuali richieste che ci verranno, che sicuramente ci verranno avanzate dalla società sportiva, e quindi non ci risparmieremo in nulla. Mi congratulo anche per la scelta fatta del qui presente Galli, che ho avuto occasione di conoscerlo da tantissimo tempo. Anche di Ippoliti. Sì, anche di Ippoliti. Anche Ippoliti lo conosco da tempi, ormai non diciamo da quanto, perché sennò si capisce di quanti anni abbiamo e di quanto siamo vecchi. E ci tengo a dire che l'amministrazione sarà presente, vi supporterà, ma soprattutto per lo sviluppo e la salvaguardia dei nostri giovani. Perché tenere i giovani occupati e impegnati nell'attività sportiva sicuramente li tiene lontani da altre strade. E anche perché le società sportive oggi sono diventate il terzo fattore di formazione dei ragazzi dopo le scuole e le famiglie. E di conseguenza io mi congratulo con voi per questa iniziativa, vi ringrazio per averci invitati a nome di tutta l'amministrazione e vi auguro un ottimo lavoro. Grazie a voi. C'è un nuovo comune appena costituito, il cui sindaco è qui presente, Sebastianelli, in un territorio con il quale noi vogliamo assolutamente collaborare, perché c'è tanta voglia di fare pallavolo e della buona pallavolo. Chiederei anche a Sebastianelli di dire due parole. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Sì, anche noi siamo nati poco tempo fa, il 1 gennaio anche noi, quindi una nuova realtà che è partita. Anche noi abbiamo tantissime associazioni, tantissime sul territorio. La cosa che, per questo vedo qui Isabella, che l'anno scorso è stata un esperimento ma ben riuscito,
in cui le varie associazioni che facevano pallavolo nei nostri quattro comuni, oggi uno solo, si sono messi insieme, hanno fatto un'unione, quindi hanno collaborato per cercare di non disperdere quelle poche forze che oggi ci siamo, perché poi il problema di tante società sportive è anche quelle, perché si reggono prevalentemente su quello che è il volontariato, e quindi se manca quello poi è difficile portare avanti tutto. E molte volte sopperiscono anche quelle che sono le difficoltà di qualche comune. Non a caso qui c'è Colli al Metauro, noi ci siamo fusi anche perché la fusione ci permette poi di guardare al futuro in maniera più tranquilla, di programmarlo, cosa che negli ultimi tempi non c'è stata. Quindi io accolgo molto bene questo invito, con la possibilità anche nostra, qui c'è Isabella, c'è la GS Lubacaria, c'è qui Andreani, il nuovo assessore allo sport di Terre Roveresche, e quindi ecco, di cercare di allargare questa collaborazione tra la nostra unione, che speriamo possa diventare fra un po' anche un unico soggetto giuridico, e quest'altra nuova realtà, perché anche noi sullo sport crediamo molto, perché è una forma di educazione importantissima, e quindi con lo sport, e quindi andiamo anche a intercettare quello che è la necessità, e quindi la salute, le famiglie e la scuola, sicuramente potremo formare in maniera importante, produttiva ed efficiente quelli che sono i nostri ragazzi, perché quello è sicuramente l'investimento migliore. Ho detto l'altra sera, forse qualcuno mi tirava forse una sedia addosso, perché forse qualche volta al posto di sistemare una strada che serve, sarebbe meglio investire nei giovani, perché quello è sicuramente l'investimento più produttivo che ci possa essere. E poi anche noi di strutture ne abbiamo tante, siccome non bastavano ce n'è anche un'altra in costruzione, la nuova palestra che abbiamo nel municipio di Barchi, quindi ecco, anche qui allargare gli orizzonti ci permette anche di utilizzare meglio delle strutture che noi abbiamo. Grazie di nuovo per avermi invitato e buona fortuna a tutti per il futuro. Presidente della Montesi Volley, prego. Scusate l'abbigliamento, ma sportivo, ma non da presidente. Un saluto a tutti e un sincero ringraziamento alla società APAV per questo bellissimo momento. Io vi parlo della nostra esperienza in un secondo, perché siamo stati coinvolti proprio quest'estate nel progetto portato avanti dall'APAV, in cui ci siamo trovati pienamente, un progetto che riguarda i giovani, che riguarda un lavoro qualitativo, e sono quelle cose in cui noi crediamo. No, anche noi siamo una società di Pesaro, ma siamo una piccola società che fa esclusivamente il settore maschile fino a quest'anno. E quindi un progetto, si parte sempre dalle idee, e diciamo che nell'APAV di idee ce ne sono state molte, le abbiamo condivise e le stiamo portando avanti grazie anche all'operato di Emidio, e abbiamo trovato in Marcello un punto di incontro perfetto, perché Marcello fino all'anno scorso, come ha già sottolineato, collaborava con noi, quindi è una persona di cui ci fidiamo ciecamente, perché poi si parla di tecnici e voi avete portato un'eccellenza oggi, due eccellenze oggi a questo tavolo. E il nostro lavoro sui giovani è basato sulla qualità, perché crediamo molto che prima di tutto bisogna lavorare dando qualità ai ragazzi. Quindi un progetto, quello di APAV e Montesi, in cui crediamo, speriamo che non finisca a breve, e grazie a tutti. Grazie mille. Grazie davvero. E io chiederei, per chiudere, perché poi i tempi sono veramente lunghissimi, io chiederei a tutti gli allenatori dell'APAV Calcinelli Lucrezia di venire al tavolo, di fare un'ultima inquadratura con tutti quelli che rappresentano il nostro futuro, per fare un lavoro qualitativo e per far crescere i nostri giovani. Io volevo dire che state affidando i vostri figli ad un gruppo di tecnici davvero altamente qualificato, quindi fidatevi di noi. Grazie a tutti, grazie davvero a tutti per essere intervenuti. Mi sono sicuramente dimenticato di qualcosa, però abbiate pazienza.